Ok, allora leggo io. La mucca fiorella. La mucca fiorella viveva nella stalla con la mucca violetta. Le mucche facevano tanto latte. Il latte della mucca fiorella profumava di erbe e di fiori. Spesso fiorella mangiava solo i fiorellini colorati. Allora, iniziamo dal titolo. La. Cosa facciamo? È una? Perché è una? Sillaba. Ok. Ascoltate il suono. Mucca. Due. Due suoni. Come facciamo? C'è una doppia, però noi la facciamo forte il suono. Perché non sono d'accordo. Perché noi adesso che cosa stiamo facendo in realtà? Stiamo a la divisione dei suoni, bravissima Sofia. Quindi mu ca due a la mucca. Ascoltate, fiorella, quanti suoni? Quattro. Però che abbiamo? Una sola. Ti abbraccio. O? Da sola. Da sola, quindi trattino. Re. Abbraccio. La. Una doppia. Io sono una doppia. È una doppia. Eh? Io sei già andata avanti, Ginevra? No, ascoltate. Adesso, viveva, quanti suoni? Tre. Tre. Abbiamo in questo caso, giusto, tre? Mi. Sì, vabbè. Tutte formate con la lettera? Con la consonante? V. Mi. Re. Va, quindi quanti abbracci? Tre. Tre abbracci. Mi beva. Però è come sta? Un attimo. Abbiamo? Ma che brava, io non me ne sono accorta. Allora, la mucca fiorella viveva nella... Quanti suoni? Due. Quindi? Una doppia. Due, esatto. C'è una doppia, ma sono quanti abbracci? Due. Nella. La doppia è sempre con la... Tre. La doppia è sempre con la... Due sillabe. Una sillaba, la terza, la seconda non è una sillaba per giusta? Nella sintassi non possiamo chiamarla sillaba, è un suono, la, doppio. La doppia è sempre con la la. Allora, giù, attenzione, attenzione, c'è una difficoltà ortografica. Dalla. Quanti suoni? Due. E che cosa c'è di più? La storia è attaccata alla testa di un'altra funzionale. Bravissima, quindi la storia quando è accanto a una consonante non si stacca. Quindi va con la A. Non si stacca mai, quindi sta la. Due abbracci. Talla. Sono tre abbracci di sillaba, trattino abbraccio. Perché ti dico abbraccio, trattino abbraccio? Perché io dico stalla là? No, dico stalla là o dico stalla là? Questo è sempre la più scalata con la realtà. Allora. Stalla con
con quanti suoni? Due. Due. Con n. Cosa abbiamo però? Un suono duro. Un suono duro con. Bravissima. Co è un suono duro. Se voglio farlo diventare dolce, co. Con dobbiamo mettere la i e leggiamo. Sì. Ciò. Sì. Ciò. Invece in questo caso la i non c'è. Suono duro. Leggiamo. Co. Quindi. Co. Abbraccio. N. E da sola. Mattino. La. Quindi. Un abbraccio. Maestra, non stiamo riprendendo, non stiamo riprendendo. Stiamo riprendendo, non vedete voi perché non posso fare vedere, non vi posso fare vedere. Andiamo avanti. Mucca. Di nuovo, cosa abbiamo? Due guida per. Due abbracci. C'è una sillaba, c'è una doppia, che come ho sempre detto, non va bene come divisione sillabica, mucca, ma lo faremo in insetto, ma lo parleremo della divisione sillabica. Adesso fate attenzione. Violetta, già fatto, lo prendo. Bravissimo. Violetta, quanti suoni? Vio, brava Emilia, qua, quando mi hai ascoltato. Violetta, però abbiamo, che cosa? Abbraccio, un trattino, un abbraccio, un abbraccio. Violetta. Maestra, però c'è una doppia. C'è una doppia anche. Andiamo giù. Le. Lei è una. Sillaba. Quindi un. Abbraccio. Abbraccio. Con solo uno poi, perché c'è l'acca. E adesso facciamo attenzione. Mucche. Due. Due. Che cosa c'è qua? Mamma! Un suono duro, perché un suono duro? Perché c'è la H. Se non ci fosse stata la H, come avremmo detto? Buce. Quindi un suono sarebbe come? Dolce, vero? Allora, mu che. Due a. Facciamo attenzione. Facevano. Quanti suoni? Quattro. Quattro. Sono quattro sillabe. Perfette. Bene. Sono quattro sillabe perfette. Duro. Se non lo accompagniamo, fa, c'è, va, no, sono quattro sillabe perfette o no? Sì. Va, c'è, va, no. Sì. Sì. Quindi quattro abbracci. Davide, ancora. Facevano. Tanto, quanti suoni? Tanto. Tre. Tre. Ta. Che cos'è ta? Una sillaba. Quindi una? Braccio. N. La cattina. E quindi? La cattina. To. La cattina. To. Che cattina. Abbraccio. Ora facciamo attenzione. Buon. Quanti suoni?
momento. Due. Tre. Mentre lo pronunciate la voce da tutte le volte della bocca. No. Dici. Pronunciate voi. L'acqua non si separa dalla luce, un po' come fa qua.
va, quanti suoni? Va, quanti suoni? Però che abbiamo? E che cos'è? Ratino. Ratino. Re. Ratino. Va è una? Tina. Quindi un? Andiamo. È il momento. È da sola Dramino. È da sola Dramino. Sì. Di? Vicino aperta. È una sillaba, quindi? Attacco! Lo puoi siamo a chi? O ri. Quanti suoni? Quanti suoni? Tre. E quindi? Di? Che cos'è? Andiamo! Quindi un ritto. O? Da sola allora, di, o, ri, e c'è un punto, direi che abbiamo finito un altro discorso. Andiamo piano, non corriamo, perché non capisco la cosa che sta ascoltando. Quattro sillabe.
leggiamo. Leggete anche. Ok, bravissimi.